Ciao a tutte care amiche, eccoci qua ritrovati per una nuova puntata tutta tutta creativa. Oggi un progetto particolarissimo, un progetto della nuovissima rivista Creativamente Donna. E cosa faremo? Questo bellissimo, stupendo effetto magma. Che cos'è l'effetto magma? L'effetto magma è questo effetto pittorico che si ottiene con un prodotto, con anzi due prodotti, una vernice satinata e una vernice che crea tutti questi crateri. È veramente molto d'effetto, molto facile, ma il video vi svelerà tantissimi segreti, quindi seguitemi. Ah, diremo anche due parole sull'effetto craquelé, che insomma lo sappiamo fare, ma una rinfrescatina è sempre meglio darla. Perfetto, come bisogna iniziare? Allora, cosa serve? Prima cosa serve la vernice satinata. La vernice satinata è questo prodotto cosa importante, serve della stessa marca del magma, perché i due prodotti insieme creano l'effetto dei crateri. L'altro prodotto che dobbiamo utilizzare è proprio l'effetto magma, che è molto molto liquido. Cosa molto importante, bisogna subito mescolarlo molto molto bene. Allora, procediamo. Noi, per imparare questa tecnica dell'effetto magma che abbiamo visto prima sul nostro vaso, andremo a lavorare sulle dei cartoncini colorati, dei cartoncini bianchi, per ottenere questi effetti in questo modo più scuro e in questo modo un pochino più chiari. Ok? Questo qua è veramente molto semplice. Allora, spostiamo il nostro vaso e cominciamo l'applicazione. Allora, prendiamo un cartoncino bianco. Dobbiamo applicare almeno due strati di vernice satinata. Perché satinata? Perché serve proprio la vernice satinata della stessa marca del magma. Raramente consiglio una marca rispetto all'altra, ma in questo caso sono due prodotti che servono per fare questo effetto. Quindi applichiamo uno strato abbondante di vernice. Logicamente, se noi lavoriamo su una base in biscotto, come nel vaso che abbiamo visto prima, o su una base di legno, sotto avremmo dovuto fare una buona preparazione con il nostro primer universale della preparazione dei fondi, che sapete fare benissimo. Quindi applichiamo uno strato di vernice satinata e lasciamo riposare. Io nel frattempo questo lo ripongo e ne prendo un altro fogliettino che ho già preparato per velocizzare la nostra procedura. Allora, cosa dobbiamo fare? A questo punto, a vernice asciutta, stendiamo un secondo strato di vernice trasparente e lasciamo perfettamente, perfettamente asciugare. Prendiamo l'effetto magma. Cosa importantissima, lo dobbiamo mescolare veramente, veramente tanto. È molto liquido, guardate, è proprio liquidissimo, ma lo dobbiamo proprio mescolare tanto, 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 tanto. Perché a stare fermo si deposita il pigmento al fondo e quindi proprio dobbiamo mescolare tantissimo. Ogni tanto alziamo il pennello, lo ripuliamo in questo modo e ricominciamo a mescolare. Anche se io l'avevo già mescolato prima della diretta, non, lo devo rimescolare sempre tutte le volte prima di applicarlo. Ok? Poi cosa faccio? Prendo un piattino di plastica e prendo dell'alcol comune che abbiamo in casa, proprio quello che brucia, quello che è proprio l'alcol, e lo mettiamo in un piattino. Così è come lavoro io, se no lo potete mettere anche all'interno di uno spruzzino e lo tengo in questa posizione. Io non amo lavorare con i guanti e quindi mi sporcherò abbastanza le mani in questa operazione. Se voi volete potete mettervi senza problemi i guanti. Come avete visto, io ho lasciato riposare un attimino il magma, ma siccome adesso lo devo applicare lo vado a rimescolare. Lo mescoliamo, faccio scendere l'eccesso del prodotto e state attenti come faccio adesso. Lo applico per bene sulla mia base precedentemente protetta con due strati di vernice satinata. Se lavoro su una base di legno o su una base di ceramica,
avrò dovuto prima realizzare una buona preparazione con il primer universale, non il gesso, il primer universale. Ok, in questo modo vedete che è proprio una stesa di colore liquido blu. E adesso per magia, a prodotto ancora bagnato, immergo la mia mano nell'alcol e comincio a schizzare. Come per magia, come potete vedere, stanno uscendo questi piccoli crateri bianchi facendo vedere il colore sottostante. Riuscite proprio a vedere come abbiamo fatto questo effetto? Questo è come si fa l'effetto magma. Ecco, lo vediamo una seconda volta. Allora, questo lo ripongo anche perché si deve leggermente asciugare. Prendo una seconda base di carta per imparare a fare la tecnica. Applico due strati di vernice satinata e lascio asciugare tra una mano e l'altra. Cosa importante, devono essere sempre della stessa marca. Quindi applico due strati di vernice satinata, lascio asciugare, prendo l'effetto magma, lo mescolo per bene, anche se l'avevo mescolato prima, rimescolo sempre prima di utilizzarlo. L'effetto magma esiste in varie colorazioni e lo vado ad applicare velocemente sulla mia base. Allora, logicamente qua stiamo lavorando in piano e risulta sicuramente più facile. In verticale, come il vaso che abbiamo visto prima, è leggermente più difficile, ma di poco, veramente di poco. E poi bisogna fare proprio un po' di esercizio. Come potete vedere, sono prodotti all'acqua, lo possono fare anche i bambini e si divertono veramente tanto. Io come lavoro adesso? Lavoro direttamente con le mani, ho preso dell'alcol comunissimo che abbiamo in casa, l'ho messo in un piattino, immergo la mano nel piattino. Se non volete fare questa operazione perché magari vi può bruciare o così via, potete spruzzare recuperando un vecchio barattolo. Schizzo il mio alcol sulla base. Magari questo non fatelo fare ai bimbi, lo potete fare voi giocando con loro, creando anche degli effetti, delle carte decorate in un modo particolare. L'alcol nel scendere, queste goccioline creano proprio dei crateri, infatti molte volte il magma viene chiamato effetto crateri. Come potete vedere, il cratere si apre facendo vedere il colore sottostante. In questo caso il mio cartoncino era bianco. Se io avessi voluto mettere sotto del colore argento, avrei potuto mettere il colore argento, lasciarlo asciugare, applicare due mani di vernice satinata della stessa marca dell'effetto magma e poi mettere il colore desiderato, spruzzare l'alcol e sarebbe venuto fuori il colore sottostante. Fatto questo, il nostro effetto magma non è terminato, è ancora bagnato. Lo dobbiamo lasciare asciugare qualche minuto. Riprendo il foglio che avevo fatto all'inizio e prendo a questo punto un rotolo di carta dello Scottex. E qua ci si sporca un pochino le mani perché, come vedete, fino adesso le mie manine sono abbastanza pulite. Con questa operazione ci sporchiamo un pochino. Prendiamo dell'acqua, ce la teniamo qua vicino e vado prima con lo straccettino asciutto, vado a togliere l'eccedenza di prodotto in questo modo. Come potete vedere, si sta togliendo l'eccedenza di colore bluette, lasciandomi vedere la parte sotto, però vedete che è ancora molto scuro. Io vorrei che si vedesse di più il bianco. Quindi cosa faccio? Vado a inumidire la mia carta e qua vedete che comincio a sporcarmi veramente le mani e vado a strofinare per tirare fuori più bianco possibile e vado proprio a tirare via in questo modo l'eccesso di prodotto. Allora, ricordatevi che questa operazione deve essere abbastanza veloce e si usa molta carta perché la carta si sporca e ti porta dietro il colore azzurro. Ok, se lo volete molto bianco dovete lavorare fino a che il mio effetto
magma è ancora un pochino umido, o se no rimane leggermente più scuro. Però bisogna anche andare proprio a faticare un pochino, a decappare per pulire. Quindi proprio immaginatevi di avere una finestra veramente molto molto sporca. Come potete vedere, create degli effetti unici e molto molto particolari dell'effetto magma. Adesso andiamo a prendere il secondo esempio che avevo fatto, che è ancora molto più bagnato, per vedere che uscirà molto molto più bianco. Così avete visto come fare una base più scura e una base più chiara. Vi ricordo che sul mio sito laravella.com potete trovare tutte le indicazioni e che questo è un progetto della nuova rivista Creativamente Donna. Ecco, vedete che qui era ancora bello bagnato e sto togliendo molto molto più prodotto. Io non sto usando i guanti perché comunque è un progetto, sono prodotti tutti all'acqua. Se voi desiderate potete utilizzare senza problemi dei guanti. Avete visto? Se io vado a ripulire la mia base quando il prodotto è ancora molto bagnato, si vedrà molto molto più bianco, creando questi caratteri. Se lascio asciugare rimarrà molto più azzurro, si creano degli effetti molto particolari. Rivediamo un attimo insieme, con le mie belle mani creative tutte belle sporche, il nostro vaso. Allora, il nostro vaso come abbiamo visto prima, sotto c'è tutto l'effetto magma. Come potete vedere è molto bianco, è stato proprio ben pulito, e qui sopra abbiamo un effetto craquelé. Come facciamo per ottenere questo effetto craquelé? Anche sull'effetto craquelé esistono prodotti che sono normalmente step 1, step 2. Ne esistono di tantissime marche, di tantissime ditte. La cosa importante è trovare il prodotto che vi piace particolarmente. Funzionano bene tutti, si può utilizzare lo step 1, lo step 2, o si può usare la gomma arabica con la gomma lacca. Anche qui tantissime spiegazioni che potete trovare sulla rivista. Il consiglio che vi posso dare è che l'errore che fanno tantissime decoratrici, tantissime hobbiste, è quello di non mettere diversi strati di vernice sottostante. Bisogna sempre mettere più di uno strato di vernice lucida o satinata, come volete voi, prima di mettere lo step 2. Quindi, se lavorate con lo step 1 o lo step 2, prima di mettere lo step 1 mettete, mi raccomando, almeno 3 strati di qualsiasi vernicetta finale che voi avete in casa, logicamente a base d'acqua, non i vecchi flatting che si utilizzavano una volta. Messo lo step 1 si lascia di solito aspettare una mezz'oretta, 40 minuti, e poi si procede mettendo in uno strato molto abbondante lo step 2, che può essere dato a pennello o si può massaggiare sulla superficie, e poi si lascia asciugare per 12 ore. Non si asciuga mai con il phon. Il giorno dopo troverete tante piccole crepoline, più grandi o più piccole, dipende da tantissimi fattori, e finite con una mano di bitume. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto. Venite sempre a trovarci qui a TRC su Mani di Lara e Amiche Creative. Grazie a tutte, ciao!